in primo piano. Un sabato importante. Oggi il Consiglio regionale e la Regione Piemonte danno un importante riconoscimento, appunto il sigillo della Regione Piemonte, alle volontarie e ai volontari della Protezione Civile regionale, quindi degli 8 coordinamenti della Protezione Civile in Piemonte. È meritatissimo questo premio e sono lieto che il Consiglio regionale lo abbia deciso, diciamo, in tempi celeri e alla unanimità, perché dà un riconoscimento al tempo, alla passione, al fatto che dedicano agli altri, alla loro comunità piemontese e nazionale, queste persone, per poter far fronte alle emergenze e non solo. In particolare questo premio è anche ispirato a due grandi emergenze dove i nostri volontari sono stati i protagonisti, quella del recente terremoto in Abruzzo e più recentemente ancora, diciamo, l'alluvione delle Cinque Terre. Grazie a tutte le volontarie, grazie a tutti i volontari, un sigillo meritatissimo. Il 25 febbraio il sistema della Protezione Civile piemontese ha ricevuto a Palazzo Lascaris dai presidenti del Consiglio regionale e della Giunta, Valerio Cattaneo e Roberto Cota, il sigillo della Regione Piemonte, massima onorificenza conferita finora soltanto in 3 occasioni. Il riconoscimento è andato principalmente al lavoro dei 15.000 volontari che prestano la loro opera gratuitamente, assistendo con uomini e mezzi le popolazioni colpite da calamità naturali ed occupandosi anche di prevenzione dei rischi idrogeologici. Organizzata in maniera efficace dopo la disastrosa alluvione del 1994, la Protezione Civile piemontese è apprezzata in tutta Italia per la sua efficienza. Il suo intervento è stato essenziale nel terremoto dell'Aquila nel 2009, nella recente alluvione in Liguria ed anche all'estero. La nostra Protezione Civile è una macchina straordinaria, composta da migliaia di volontarie e di volontari che tutti i giorni, ma soprattutto nei periodi di emergenza, sono sul campo per aiutare i cittadini in difficoltà e per salvare anche tante vite. La nostra Protezione Civile ormai ha una tradizione di intervento, non solo in Piemonte, non solo nelle altre regioni, ma addirittura all'estero. In questa giornata importante per il volontariato di Protezione Civile del Piemonte riceviamo un riconoscimento dal nostro Consiglio regionale, che è molto gradito, inorgoglisce tutti noi per il lavoro che abbiamo fatto, ma credo per quello che continueremo a fare, quindi questo è un segnale importante che le istituzioni danno di attenzione al mondo della Protezione Civile in generale. Al di là delle motivazioni istituzionali che hanno portato il Comune di Bariciano a conferire la cittadinanza onoraria al sistema di protezione civile del Piemonte, le motivazioni vere sono la grande vicinanza e il riconoscimento alla grande umanità che hanno dimostrato i volontari nelle settimane immediatamente successive al sisma del 6 aprile 2009. Di fatto sono nostri cittadini, sono nostri amici e li riporteremo sempre nei nostri cuori.